Questa è l'Inter che piace a me, questa è la squadra che vorrei giocasse sempre, non dal punto di vista della formazione, ma dal punto di vista dell'anima, del gruppo, della concentrazione. Persino persone come Gagliardini, D'Ambrosio, in parte Bastoni, cioè gente con evidenti limiti tecnici, se hanno testa sulle spalle, cuore, coraggio e grinta, possono rendere anche in campo europeo, soprattutto in queste partite secche dove conta un sacco la tenacia e cacciare le palle, ecco. Un Inter che si prende i suoi tempi, si prende i suoi spazi, sbaglia come sempre, spesso e volentieri, ma molto ordinata, sicura dei suoi mezzi, che fraseggia quando deve fraseggiare, quando l'ha già in profondità quando deve farlo, sa cogliere quando addormentare la partita e quando non farlo, sa correre ai ripari, sa soffrire. Ovviamente non voglio menarmi le secce, c'è il secondo tempo da giocare, lo Shakhtar Donetsk ha quei 5-6 giocatori non ignoranti come gli altri che potrebbero dar fastidio senza alcun tipo di problema. Quindi pariamoci il culo, siamoci zitti e andiamo avanti. Ora vi sono Screzio, Brozovic, Lukaku, che devono essere un po' più subordinati l'un l'altro, però grandissimo gol di Lautaro, i gol di Lukaku non solo bastano. Barella finalmente sembra aver acquisito una maturità, anche se vogliamo sempre impulsivo, una maturità degna di nota, fornisce a Lautaro in procinto di una dolce attesa con la mogliera di un figlio e gli dedica il gol, un gol molto bello, un bello stacco aereo che va a colpire il portiere ucraino, che è di una scarsezza ineguagliabile. D'Ambrosio si è mangiato un gol a porta vuota come sempre. Gardini mantiene la posizione, io farei entrare Sensi, perché effettivamente sennò questo quando lo facciamo giocare. Speriamo di poter affermare più tardi che giochiamo col Siviglia venerdì alle 21 e la partita è questa, dobbiamo continuare a combattere, a tenere duro, perché in palio c'è un'altra finale europea dopo 10 anni e dobbiamo dimostrare di essere più bravi di tutti quanti gli altri, punto e basta, senza se né senza ma. Se vogliamo dimostrare di avere una caratura internazionale, di essere pronti sul piano fisico, di mantenere Antonio Conte, di portarci avanti col lavoro, perché Andanovic era un portiere vecchio stile e sta imparando a giocare anche con i piedi, di fare una crescita sui giovani come Bastoni, Sensi, Barella, di fare un mix vecchio-giovani, Candreva, Hakimi, Alaba, chi per esso. Dobbiamo migliorare sotto i punti di vista del fair play finanziario, della grinta, del cuore, della tenacia, della finanza. Ora pensiamo al secondo tempo, rimbocchiamoci le maniche e speriamo che possiamo dire Inter Siviglia. Stiamoci zitti.